Ciao a tutti ragazzi, sono io Michan e benvenuti in questo nuovo video. Oggi torno con un altro video acquisti. Qualche giorno fa infatti sono tornata ai Gigli, sono stata veramente benissimo e quindi ne ho approfittato degli ultimi saldi per prendere altre cose che ci tenevo moltissimo a farvi vedere. Anche tutti gli acquisti che vi mostro questa volta li ho presi alla Primark. Adoro moltissimo questo negozio, soprattutto per la grande varietà di oggetti e di novità che porta ogni volta. C'erano tantissime altre novità riguardanti Harry Potter, devo dirvi la verità, se potevo mi sarei presa tutto. E c'erano anche diverse novità legate al mondo della Disney. Una cosa infatti sono riuscita a prenderla perché era un prezzo veramente buonissimo. Come primo oggetto vi rimostro questi jeans, infatti sono riuscita a trovare un altro paio e l'ho sempre pagato al prezzo di 13 euro e devo dire che mi ci trovo veramente benissimo. Se siete alla ricerca di un paio di jeans veramente morbidi, soprattutto anche utili per camminare, questi ve li consiglio tantissimo. Sono della Denim & Co. Altro oggetto che vi mostro e del quale mi sono innamorata subito è questa borsa. Eccola qui. Veramente bellissima. All'interno, tra l'altro, si presenta in questo modo, ha la sua tracolla e poi veramente spaziosa. E questa l'ho pagata 14 euro, se non mi sbaglio. Sì. Ideale soprattutto per la primavera. Stupenda. Gli ultimi due oggetti che vi mostro sono legati al mondo della Disney e al mondo di Harry Potter. Sono quelli che mi hanno colpito più di tutti. Vi mostro intanto quello legato al mondo di Harry Potter. Eccolo qui. Questo l'ho pagato 6 euro. In pratica è una tazza. Guardate com'è. Ceramic Mug. In pratica è una tazza che rappresenta il calderone, con tutte le quattro case di Hogwarts. Guardate anche qua in fondo. E dentro è completamente nera, molto spaziosa tra l'altro. Ne sono innamorata fin da subito. Tra l'altro, sempre di Harry Potter come novità c'era anche l'orologio. Se riesco a trovarlo, ve lo metto qui accanto. Niente, bellissimo anche quello. Veniva 6 euro se non mi sbaglio, e penso che la prossima volta che ci tornerò prenderò molto volentieri. E l'altra invece è sempre una tazza, però legata al mondo della Bella e la Bestia. Eccola qui. E qui sono pagata 5 euro. Già la confezione è qualcosa di meraviglioso, guardate qua i disegni. Ed eccolo qui come si presenta da vicino. È veramente stupendo. Molto realistico, tra l'altro. Questa è la base. E qui come si presenta sotto, con la scritta Disney, e questo è l'interno. È veramente stupendo. Poi tra l'altro, visto che su Internet si trova al prezzo di 15 euro, l'ho pagato 5, quindi direi che il prezzo è veramente molto buono. Bene ragazzi, con questo mi sembra di aver detto tutto. Spero che il video vi sia piaciuto e fatemi sapere con un commento qua sotto se qualcuno di voi ha mai preso la tazza di Kiko oppure la tazza riguardante il calderone di Harry Potter e oppure se avete altri tipi di tazze e quali, che sarei veramente molto curiosa di saperlo. E con questo ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!